Grazie al ministro Schillaci che ha perfettamente introdotto quello che potrebbe, vorrebbe essere il mio intervento sulla sanità che vorrei, visto che è questo. Non so se stupirò qualcuno, ma io la vorrei molto più digitalizzata questa sanità e su questo ci stiamo impegnando. Voglio dire che il lavoro con la struttura del Ministero della Salute, e in particolare con il ministro Schillaci, è un lavoro estremamente proficuo. Stiamo lavorando veramente molto bene. Non cerchiamo pubblicità, ma cerchiamo la soluzione dei problemi. Questo è veramente fondamentale. Noi siamo in presenza di una tecnologia, lo ricordava nella sua introduzione la dottoressa Banchetti, che è una tecnologia, direi, pervasiva in tutti gli aspetti della vita umana. Ho avuto modo recentemente a Viareggio, durante un importante convegno con più di 60 associazioni di malati e di pazienti, di definire questa società interconnessa, una società anche iperconnessa, e quando una società è molto interconnessa e ipercomplessa, il problema è anche culturale. Cercherò di spiegarlo, perché applicare le tecnologie, anche le più moderne, senza considerare quello che può accadere a valle, e a monte, ovviamente, a livello sociale, a livello welfare, a livello educativo e quindi a livello culturale, sarebbe un errore. Come la vogliamo questa sanità? Innanzitutto noi vorremmo una sanità molto più virtuale, molto più automatizzata, e su questo stiamo lavorando. Due o tre aspetti li ha affrontati il ministro Schillaci, io cercherò di affrontarne altri. Vorremmo che ci fosse una diversa cultura del dato, e su questo stiamo lavorando, perché la cultura del dato è fondamentale rispetto al lavoro che stiamo facendo, non solo per l'intelligenza artificiale che notoriamente si nutre di dati, ma anche ad esempio per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico. Questo ci consentirebbe di migliorare ulteriormente, vi ho parlato proprio mercoledì mattina con il ministro Schillaci, anche quella che viene definita continuità assistenziale territoriale, che per certi versi in passato, nonostante le varie riforme, ha fallito un po' il suo compito. E soprattutto noi vorremmo ci fosse una infrastruttura, quindi sto parlando di connettività, che è fondamentale in questo caso per la sanità, ma anche per molti altri sottosettori, che fosse ad altissima velocità e con straordinaria performance. Quindi stabilito che se vogliamo affrontare e farlo nel modo migliore l'evoluzione tecnologica, controllandola possibilmente, dobbiamo avere anche una visione molto chiara e dobbiamo avere ben chiaro anche un aspetto, come dicevo, e lo ripeterò, insisterò molto su questo, culturale. Sempre recentemente ho avuto modo, durante un incontro con Monsignor Paglia, che tra l'altro ha scritto un libro molto bello, ovviamente dedicato all'intelligenza artificiale, che andrò a presentare a breve. Ho avuto modo di parlare di quello che il professor Schillaci ed io abbiamo definito rinascimento digitale. È un parallelismo anche impegnativo, se vogliamo, ma richiama perfettamente quanto dicevo poco fa. Noi dobbiamo sviluppare assolutamente l'aspetto culturale. Allora, che cosa accadeva nel rinascimento? Innanzitutto l'uomo tornava al centro dell'attenzione con la sua dignità, opportunamente preparata dall'umanesimo che ha preceduto il Rinascimento circa di un secolo. Dopodiché, con Michelangelo, Da Vinci, Raffaello e altri soggetti, abbiamo cominciato ad apprezzare, in base a questa innovazione, a questa creatività, delle diverse tecniche, perché quando noi oggi guardiamo, magari con stupore, un quadro particolare dove c'è una prospettiva lineare, e quello è frutto di osservazione, di sperimentazione. All'epoca era una rivoluzione. Dopodiché il sapiente dosaggio anche del chiaro, dello scuro, della luce, dell'ombra, tutta quella è sperimentazione. Successivamente sono arrivati Galileo Galilei, Copernico, e anche qui sotto l'aspetto culturale cosa hanno fatto? Hanno messo in discussione tutto quanto proveniva dal periodo del Medioevo, le tradizioni, le culture, la visione forse eccessivamente teocentrica. E quindi hanno cominciato a sperimentare, ed è quello che stiamo facendo noi oggi. Il rapporto con il rinascimento a livello culturale, il nostro rinascimento digitale, è questo.
stiamo osservando, stiamo sperimentando e con l'aiuto della tecnologia stiamo implementando qualcosa di veramente nuovo e straordinario. E a proposito di cultura, leggevo recentemente un libro scritto da Foucault, è una pubblicazione del 1963, però qui credo che ad una platea così autorevole, peraltro con dirigenti anche del Ministero della Salute, ma anche con medici, con esperti, sia opportuno specificare che il titolo del volume era La nascita della clinica, ma Foucault ci spiegava come la malattia era di fatto non più una cosa astratta, ma doveva essere ovviamente concentrata sull'osservazione del paziente. Qual era il modo migliore per osservare il paziente? Ospedalizzarlo. E così la clinica moderna, sto parlando della clinica di fine 800, arriva alla considerazione dell'ospedalizzazione. Oggi non è più così. Oggi non è più così e la nostra idea di innovazione, ovviamente, sta abbandonando questo concetto tradizionale. Noi vogliamo una virtualizzazione. Il ministro ha parlato di telemedicina, possiamo parlare anche di teleassistenza, di telechirurgia. È fondamentale quindi che la tecnologia sviluppi il proprio percorso nel modo migliore. Sempre recentemente abbiamo lanciato una idea, o meglio ripreso, perché non è nostro il copyright naturalmente, abbiamo ripreso l'idea dell'ospedale virtuale. L'ospedale virtuale è una grandissima realtà a livello di Stati Uniti d'America, l'ospedale virtuale è una grandissima realtà. Ci sono delle associazioni perfettamente coadiuvate in queste da imprese che fanno ICT, che hanno le idee molto chiare. E il mio dipartimento intende ospitare questo tipo di dibattito e di confronto, perché l'ospedale virtuale è il futuro, che andrà sicuramente a scaricare e alleggerire la pressione che oggi vivono i nostri ospedali, per non parlare del pronto soccorso. Migliorerà certamente quella che è l'assistenza anche a livello domiciliare, e questo è importante, perché quando un paziente riesce, in base anche alla complessità della propria malattia, ad essere curato da casa, capite che anche la qualità della vita ne risente in modo positivo. Ma stiamo insistendo tantissimo anche sugli screening personalizzati. Proprio recentemente ci sono ovviamente in sala alcuni esperti del mio dipartimento. Noi abbiamo affrontato il combinato disposto tra l'apprendimento automatico, quindi l'applicazione dell'intelligenza artificiale, e le nuove tecniche di radiologia oncologica, e poter pensare, e questo è veramente straordinario, che la tecnologia ci possa aiutare a capire se un tumore si può ripresentare e in quanto tempo, io credo che sia veramente straordinario. Tutto questo lo possiamo fare con la tecnologia e con una nuova cultura del dato. Per non parlare ovviamente dei robot chirurgici che sono assistiti naturalmente dall'intelligenza artificiale. E come lo stiamo facendo noi questo lavoro? Noi lo stiamo basando ovviamente su un'architettura internet che io all'inizio del mio mandato ho voluto definire federata, con qualcuno che inarcava il sopracciglio e storceva il naso perché non era convinta di questa definizione. Invece l'architettura federata sta funzionando anche nel rispetto dei rapporti con le regioni, che sotto il profilo costituzionale, come ben sappiamo, si occupano dell'organizzazione del servizio sanitario sul territorio. Federata perché le regioni, con alcune in house, erano ben abituate, ben prima dello Stato centrale, a lavorare sulla tecnologia, a lavorare sulla cultura del dato, a lavorare indubbiamente anche utilizzando quelli che erano gli screening territoriali sulla qualità anche del dato. E quindi abbiamo messo insieme questa straordinaria esperienza delle regioni, non tutte le regioni, ma di molte regioni, e delle in-house, con quella che è l'esperienza maturata in questi 2 anni di attività e di governo. Cosa stiamo facendo in particolare? Innanzitutto vorremmo parlare di cooperazione, sempre più insistentemente. Vorremmo parlare di coprogettazione, perché non possiamo progettare applicazioni tecnologiche senza considerare tutti gli stakeholder interessati a quel tipo di evoluzione, ivi compresi i pazienti, i malati, le associazioni dei malati, gli operatori sanitari, le aziende che fanno ICT. Ma un altro termine che non è nostro, ma che noi abbiamo mutuato, è quello delle cointelligenze. Noi vogliamo che sia molto chiaro
che l'intelligenza artificiale ha dei compiti e delle funzioni, mentre l'intelligenza umana ne ha altri, e tra questi c'è sicuramente quella del controllo definitivo dell'intelligenza artificiale. Allora mi viene in mente uno spunto che spero possa essere utilizzato anche successivamente. Cominciamo a parlare di intelligenze artificiali, non più di intelligenza artificiale. Parliamo al plurale, perché l'intelligenza artificiale è frutto dell'intelligenza umana ed è stata creata per delle specifiche funzioni che noi ben conosciamo. Ma ovviamente sono due cose diverse. Io credo che si possa dare una sorta di percezione, utilizzo un termine forte appositamente, anche diabolica, se consentiamo che si possa equiparare l'intelligenza artificiale alla intelligenza umana, soprattutto perché l'intelligenza artificiale è creata dall'uomo per scopi diversi, come abbiamo detto, ma soprattutto non ha il dono della consapevolezza o della coscienza e di altre specifiche caratteristiche che sono tipiche dell'intelligenza dell'uomo. E allora mi avvio anche rapidamente in questi ultimi minuti che ho ancora a disposizione, noi stiamo attrezzando nel nostro dipartimento una sorta di osservatorio, perché vogliamo controllare tutti quelli che sono i processi della tecnologia, soprattutto se applicata al mondo della sanità, tutto ciò che è e-health. Vogliamo controllarlo e verificarlo, ma soprattutto vogliamo confrontarci su quelli che sono gli esiti, perché ovviamente deve essere una innovazione con dei principi etici ben precisi. Sul fascicolo sanitario elettronico, come ha detto il Ministro, stiamo lavorando in modo straordinario e lo stiamo facendo in 18 mesi, perché qualche mese ovviamente sia il Ministro Schillaci che io abbiamo dovuto ovviamente prendere le misure e recuperare qualcosa del quale stiamo parlando da ormai 25 anni, cioè il fascicolo sanitario elettronico. Il 7 settembre del 2023 abbiamo firmato il primo decreto interministeriale, che è quello cosiddetto del gateway, cioè il sistema per cui le regioni devono adattarsi ai nuovi standard, e a breve il Collegio dei Garanti della Privacy licenzierà il testo, diciamo, del secondo e ultimo decreto, che è quello dell'ecosistema dei dati sanitari. E qui richiamo quello che dicevo poco fa, una struttura federata, perché i dati restano sul territorio. Per la prima volta non avremo più esclusivamente i dati amministrativi, ma avremo anche i dati clinici, i dati sanitari, che sono fondamentali. Quindi i dati restano sul territorio, ma ci sarà un repository centrale che consentirà al Ministero della Salute, quindi allo Stato, di avere contezza di quella che è la qualità della vita e anche a livello di sanità capire qual è lo stato di un popolo, ma soprattutto consentirà al Ministero di poter ragionare in logiche di prevenzione o di protocolli internazionali o di profilassi internazionali. Ovviamente saranno dati anonimizzati o pseudonimizzati. Vado velocemente alla conclusione. Come lo stiamo facendo? Lo stiamo facendo utilizzando l'intelligenza artificiale, e qua mi fermo perché ormai tutti quanti parliamo di intelligenza artificiale, qualcuno magari un po' sproposito, ma l'intelligenza artificiale, quindi la cultura del dato, sarà sempre più introdotta nel sistema sanitario. E secondo aspetto, sempre per preservare anche la privacy, oltre che ovviamente il dato, noi lavoreremo con la blockchain, perché siamo convinti che attraverso il registro distribuito e immutabile si possa proteggere meglio il dato, perché eviteremo ogni tipo di intrusione e di manipolazione del dato. È chiaro che tutto questo lo facciamo con l'interoperabilità, perché se non ci fosse l'interoperabilità, se non ci fosse la piattaforma INI, se non ci fosse per altri versi la piattaforma digitale nazionale dati, noi non potremmo ovviamente consentire a qualsiasi paziente lombardo di essere curato in Calabria o viceversa. L'interoperabilità è quello che consente ovviamente ai sistemi di dialogare e di farlo anche nel modo migliore. Io vorrei concludere dicendo che stiamo accompagnando le regioni attraverso un percorso tecnologicamente avanzatissimo, perché vi voglio dare qualche dato relativamente ai software installati, perché tutto questo processo avviene se c'è connettività, avviene se c'è una visione politica ovviamente, e avviene se abbiamo anche i software installati. Allora io voglio dire che in poco più di un anno ne abbiamo già aggiornati 440,
con oltre 2.500 installazioni, coinvolgendo 230 fornitori di tecnologia ICT, e che siamo vicini al 70% del percorso. Ed è un lavoro estremamente complesso, perché fino a qualche tempo fa le ASL o le ATS a livello territoriale non dialogavano tra loro. Questo risultato, ne discutevo proprio col ministro Schillaci, perché poi dobbiamo essere anche orgogliosi se otteniamo qualche brillante performance a livello europeo. Questo nostro risultato è stato riconosciuto dalla Commissione europea, che recentemente ha rilasciato una relazione dettagliata sull'indice DESI per quanto riguarda l'applicazione della Digital Decade, e ha stabilito che il governo italiano in questi 18 mesi, vogliamo arrotondare a 20, ha portato tutte le medie ben al di sopra della media europea, a parte la formazione, perché è chiaro che sulla formazione dobbiamo lavorare intervenendo anche sui processi educativi, ovviamente, degli studenti. Quindi dobbiamo essere orgogliosi. Vedete, noi amiamo la velocità, la velocità è bella, la bellezza della velocità è stata celebrata nel 1909 dal futurismo, dal manifesto di Filippo Tommaso Marinetti. Ecco, noi a proposito di questo festeggiamo proprio in questi giorni il compleanno, diciamo, del primo intervento del progetto di sanità connessa. Eravamo a Bari con allora, al Policlinico di Bari, con allora direttore generale Migliore, che oggi è il presidente dell'Associazione dei Direttori Generali delle aziende ospedaliere a livello nazionale, e abbiamo celebrato una cosa straordinaria: gli operatori che lavoravano con il mondo sanitario per velocizzare la loro relazione, per efficientare ovviamente il rapporto anche con il paziente. Di questo siamo assolutamente felici e soddisfatti, e visto che l'ha citato il ministro Schillaci, vorrei concludere dicendo che il governo, Mara mi correggerai, ha investito più di 3 miliardi sulla questione delle liste d'attesa e su quell'odioso fenomeno che è il no-show. Se i pilot che noi come Dipartimento, in collaborazione ovviamente con il ministro Schillaci, con la struttura della salute, se i pilot che abbiamo in corso in alcune regioni, in regione Lombardia in particolare, dovessero andare a buon fine, e andranno a buon fine perché i primi risultati sono straordinari, noi con l'utilizzo della digitalizzazione, gli strumenti che già abbiamo, perché ci riferiamo alla piattaforma di PagoPA e alla app Io, noi saremo in grado di ridurre drasticamente le liste d'attesa e il no-show. Questo significa un risparmio per le regioni di svariati miliardi di euro, che allora sì, potranno essere destinati effettivamente alla cura delle persone, così come vuole il governo Meloni e come vuole il ministro Schillaci. Grazie. Sottosegretario, aspetti un attimo qui con me, visto che in mancanza fisica del ministro lei fa un po' gli onori di casa. Io ho intravisto in platea due amici, visto che parliamo di salute, parliamo di sport, parliamo di prevenzione, che è importantissima, e avere dei testimoni come loro è sempre molto importante. E l'altro è qua, a Mauri Perez e Massimiliano Rosolino. Vi saluto.